Applica l'olio di mandorle insieme allo zucchero a velo sul tuo viso e la tua pelle sarà per sempre da ventenne. Benvenuti sul canale. Prima di iniziare, iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto e fammi sapere sia di che video hai bisogno, ma anche da che provincia stai guardando. Sostieni il video con un like. Uno è lo zucchero a velo perché è molto molto più delicato rispetto allo zucchero normale oppure a quello di canna, quindi anche più delicato sulla nostra pelle. E poi come olio per andare a lenire la pelle, a idratarle, quindi ad evitare che lo zucchero a velo sia troppo aggressivo. Comunque, in ogni caso, utilizziamo l'olio di mandorle dolci che trovate tranquillamente ormai in quasi tutti i supermercati. Per questo dico che i due ingredienti sono reperibili più o meno a tutti. E allora cosa andremo a fare? Semplicissimo. Andiamo a prendere lo zucchero a velo che io ho già messo in questo contenitore. Lo vedete? Vado a unire dell'olio di mandorle dolci. Questo è di Caloderma ed è davvero buono, è la seconda confezione che ricompro. Vedete? Vado a creare una pappetta che non deve essere né troppo densa ma neanche troppo liquida per non colare e non sporcarmi. Ed ora che ho pronto il mio scrub, sono pronta per andarlo ad applicare sulla mia pelle. Insistete nella zona T se avete dei gruffoletti, ma soprattutto sulla fronte, dove si potrebbero creare le rughette. Lo scrub va fatto una volta a settimana, non di più, perché in realtà la nostra pelle si rinnova all'incirca ogni 25-30 giorni, media 28, e quindi sì, bisogna aiutarla, tra virgolette, a rigenerarsi, però non bisogna esagerare, quindi è sufficiente, appunto, mi ha appena colato sui jeans, è sufficiente farlo una volta a settimana, senza esagerare, eh. E dopo aver massaggiato, vado a risciacquare con acqua tiepida e poi puoi applicare una tua maschera oppure puoi applicare una crema viso. Ciao!